vicino anche alle feste natalizie. Appunto, dicevo, a me stasera aspetto solo il compito... E Molti modi di essere unica, il libro che presentiamo oggi a Sesto Fiorentino, è il risultato di un percorso di ricerca autobiografica promosso dalla Libera Università dell'Autobiografia, ed è un percorso nato, ideato da un gruppo di donne, da un gruppo di noi che lavoriamo, che collaboriamo con la Libera Università dell'Autobiografia, e alcune di noi si sono poste a un certo punto, per un dato generazionale, io ho 60 anni e molti di noi hanno questa età, la domanda come stiamo invecchiando noi che quando avevamo 20 o 30 anni abbiamo un po' sovvertito tutti i ruoli di genere che ci venivano attribuiti e abbiamo fatto la nostra rivoluzione di genere. Il progetto che è stato fatto a Sesto è stato molto interessante, anche perché ha coinvolto delle donne soprattutto che non erano abituate a scrivere, e quindi c'è stato questo avvicinamento alla scrittura e alle potenzialità che la scrittura poteva avere nei confronti di donne di una certa età, non anziane ma nemmeno giovani, che non erano abituate a avere un approccio di questo genere. È stata una sorpresa perché tutte sono riuscite ad avere una facilità, e se ne sono stupite, di racconto attraverso la forma scritta. Beh, per noi come Lega di Sesto Fiorentino questa serata è come un punto del lavoro, perché intanto dobbiamo ringraziare Ada, che essendo nel coordinamento delle donne per noi è una persona preziosa, perché lei è davvero una donna avanti su tante cose. È riuscita a mettere in piedi questo gruppo, certo con la volontà della Lega, perché se queste cose poi non le scegli e non le riesci a far partecipare diventano parziali. Il gruppo era variegato, ma nello stesso tempo si somigliavano molto tutte, perché Sesto ha la caratteristica di essere un grande paese laborioso, perché tante aziende di ceramica qui sono, come dire, hanno dato da mangiare a tante famiglie. E c'era alla base una questione che c'è sempre nel nostro lavoro sulla memoria, che non è mai un lavoro della nostalgia, ma è un lavoro in cui la memoria è funzionale al cambiamento, al presente. E anche in questo percorso di ricerca io credo che questo sia stato molto forte. E un'altra questione importante, c'era alla base di questo lavoro, era il fatto che avevamo il desiderio di assumere su di noi quella che abbiamo chiamato una responsabilità generazionale. Quindi una delle domande forti di questo lavoro è: che cosa lasciamo in eredità alle... Io sono collaboratrice scientifica della Libera Università dell'Autobiografia di Anghiari, e il nostro ruolo, il mio ruolo, insieme a tutte le altre facilitatrici, tutte donne, quindi che hanno collaborato attivamente in modo stretto fra di loro per avere più uniformità possibile nella ricerca, perché si tratta di una ricerca, di una vera e propria ricerca, che hanno cercato appunto di dare uniformità a quello che è le scritture, non dal punto di vista soggettivo, perché ogni donna è un mondo che si apre al possibile, ma soprattutto per avere uniformità nelle sollecitazioni di scrittura, per avere dei momenti di confronto. Ed è stato difficile, perché lavorando con gruppi da Milano, Torino fino a Palermo è stato abbastanza difficile questa cosa. Però il fatto di sapere che comunque si lavorava in sinergia, anche se da lontano, anche se le donne non si sono mai conosciute fra di loro, sapevano che comunque c'erano altre donne che stavano facendo la stessa cosa. Devo dire che nei racconti delle donne si alterna un sentimento di orgoglio per quello che è stato consegnato alle giovani donne in termini di cambiamento della condizione sociale della donna, direi. Questo orgoglio si alterna a un sentimento di forte preoccupazione,
soprattutto per quanto riguarda tutto il discorso sulla precarietà delle giovani donne, quindi la precarietà sul lavoro, tutti i rischi che si stanno correndo in questi anni di smantellamento del welfare e di tutti questi aspetti, perché i diritti, di questo ci si rende conto, i diritti sono conquistati ma mai una volta per tutte, quindi i diritti in qualche modo vanno presidiati. E quindi tra orgoglio e preoccupazione, però quello che secondo me è venuto fuori è la forte volontà di esserci ancora, no? Ed esserci non vuol dire solo interrogarci sul fatto dell'eredità che lasciamo, esserci vuol dire esserci soprattutto nel presente a fianco delle giovani donne, quindi dirci disponibili a continuare a lottare con loro. E questo io penso dal percorso di ricerca è uscito in maniera molto, molto forte, e quindi c'è anche una parola chiave che mi sembra si trovi nel libro, che è quella della fiducia, cioè della possibilità di fare tutto questo ancora insieme.